Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di uno dei miei batteristi preferiti e già vi ho fatto lo spoiler rispetto a quello che era il titolo, eccetera, eccetera. Più che uno dei miei batteristi preferiti, voglio parlarvi di uno dei batteristi che mi ha fatto cominciare a suonare la batteria. E quindi, perché ho deciso di utilizzare questo titolo, questa copertina, eccetera, 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 per questo video? Perché troppo spesso mi è capitato un bel po' di volte che alcuni batteristi parlino di Nick McBrien. Io lo chiamerò Nick McBrien perché l'ho sempre chiamato così, poi probabilmente si dice Nick McBrien, Nick McCose, ma io lo chiamerò così perché l'ho sempre chiamato così. E tante volte i batteristi lo prendono un po' di mira dicendo che non è un fenomeno pazzesco perché ovviamente ha alcuni problemi, diciamo tra virgolette, come ad esempio il fatto che sbagli troppo spesso. In effetti, se andiamo su internet ci sono un sacco di video su fail di Nick McBrien, eccetera. C'è gente che dice che non è preciso, c'è gente che dice che stacca un tempo, poi comincia con un altro tempo la canzone, c'è chi dice un sacco di cose, ma è tutto vero, non posso dire che non sia così, ma è un batterista che ha fatto la storia del rock metal, diciamo, con gli Iron Maiden. Da quando se n'è andato Cliff Bard, un po' di problemi con i nomi oggi, vabbè, lui ha preso il suo posto e ha fatto delle cose stratosferiche. Per questo oggi voglio farvi vedere tre canzoni degli Iron Maiden con ovviamente Nick McBrien, in cui va a suonare, mi sto guardando in giro perché sto cercando il taglierino, perché adesso vi spiego, ecco, in cui va a suonare delle parti belle difficilotte. Così lo facciamo vedere a tutti quelli che dicono che Nick McBrien non è un fenomeno. E quindi ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi alcune cose, tre cose per la precisione. E adesso vi faccio vedere che cosa mi ha mandato. Mi ha mandato 1, 2 e 3 pedali, perché una delle parti secondo me fondamentali del playing di Nick McBrien è proprio il pedale. Lui è da sempre un fenomeno col pedale singolo, adesso forse ogni tanto usa anche il doppio, ma quando lo seguivo io vedevo sempre quel pedale singolo super veloce, super figo, quindi tecnica ottima del pedale, e voglio farvi vedere un po' di cose. Per questo ho deciso di utilizzare dei pedali super economici, però, perché ho detto, sai che c'è? Voglio far capire che le cose si possono fare spesso anche con i pedali economici, o comunque voglio provare a vedere se si possono fare anche con pedali economici. Quindi partiamo col primo, ma partiamo con la sigla, già che ci siamo, dato che ogni tanto non la mando, questa volta la mando la sigla, quindi sigla e poi montiamo questo primo pedale della tamburra. Quindi eccoci qua, il primo pezzo che voglio andarvi a far vedere è Brave New World degli Iron Maiden. Per questo pezzo abbastanza difficilotto, in realtà ci sono due parti di questa canzone che voglio farvi vedere, ho deciso di prendere questo pedale della tamburo. Questo è il pedale più economico, che uno dei più economici che ci siano, ma sicuramente il più economico che ho comprato oggi. Voglio vedere cosa fa questo pedale, perché costa veramente 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 poco. Ovviamente trovate tutti i link qui sotto in descrizione per andare a vedere costi, cose, eccetera eccetera, informazioni varie. Allora, tac, eccolo qua. Questo è un pedale abbastanza normale, senza la pedana sotto, quindi probabilmente si muoverà un filino di più, con due molle e catena singola. Quindi vado a montarlo, vado a togliere il mio... Allora, su, dai, non facciamo così. Vado a togliere il mio pedale bello impolverato. Aiuto, vado a mettergli questo qua. Che piccolino, bello piccolino. Chiudiamo. Quindi ho tirato la molla del mio pedale. Ovviamente, allora, è un pedale economico e si vede, si muove un pochettino, fa un po' di casino quando lo si suona, però è un pedale che ovviamente può andare bene come spare, o se magari siete agli inizi e volete un pedale che non sia proprio il primo pedale della batteria, ma sia comunque un pedale economico. Ho tirato, come vi ho detto, le due molle e comunque... Questo per farvi capire che molto spesso la tecnica è quasi più importante del pedale che si sta suonando. Allora, Brave New World, prima cosa, strofa. Perché utilizzo tanto il pedale? Perché nella prima strofa fa questa cosa.
Charleston lo mette non sempre uguale. Nico McBrien spesso cambia un po' le cose anche nei dischi, quindi ogni tanto potreste trovarlo così. Quindi con il Charleston suonato sempre, ogni tanto col Charleston suonato solo col rullante. E ovviamente sempre con l'apertura di Charleston finale. Questa cosa con il Charleston aperto. Quindi questa è la strofa. In pratica sono sempre due colpi di cassa, uno di rullante. Per quanto riguarda il ritornello, invece, anche qua ogni tanto cambia un po', ma Nico McBrien lo fa sempre nei pezzi, e quindi qua di base quello che piace a me fare nel ritornello, quando fa Brave New World, questa roba qua, no? Poi non sto a cantare perché altrimenti potrebbe diventare un problema. Però la batteria è questo. Quindi, come potete vedere, sempre tanti doppi colpi. A me spesso piace anche farlo così, se devo suonare questo ritornello. Quindi con i tre colpi di cassa. Allora, primo pezzo andato. Questo pedale non è niente male, devo dire. Sempre ovviamente paragonato al costo. Se lo vado a mettere ovviamente insieme a un DV9000 è un pochettino diversa la questione, ma costa veramente poco e quindi fa il suo dovere e più che altro mi sembra anche bello resistente. Quindi come pedale spare, come pedale da battaglia, diciamo, come pedale da avere lì, magari ve lo portate live come secondo pedale nel caso si rompesse il primo, ce l'avete lì, lo buttate lì, costa poco e quindi non è niente male. Quindi per questa tipologia di uso qua, il tamburo diciamo che è promosso. Adesso passiamo all'altro pezzo e all'altro pedale. Passiamo al Tama. Facciamo Iron Cobra di Tama. Proviamo a... No, non ce l'ho fatta. Vabbè, facciamo così. E il nuovo pezzo... ma che bello questo. Beh, qui saliamo un po' di prezzo, però ovviamente pedana per il bilanciamento del pedale, quindi sarà più fermo rispetto all'altro, un bel po' più grande, un bel po' più massiccio questo pedale, quindi ovviamente, vabbè, ci sta. Siamo anche più su di prezzo, quindi sempre sull'economico, ma più su di prezzo. Questo va rotto, credo. Se non sbaglio, nelle istruzioni c'è scritto rompere il pezzo di plastica. Mi sembra di aver letto così. Aia, mi sono fatto male! Non è vero, non mi sono fatto niente. Faccia di serpente, vabbè. Qui, catena singola, ma un po' più grandicella di quella prima. Tiriamolo sempre... È bombazza! Come prima, un pochettino meno questo perché mi sembra già abbastanza duretto come pedale. Mamma mia, questo è molto bello, cacchio. Insomma, è impossibile che un pedale funzioni così bene e costi comunque poco. Yes, figata questo. Ah, non vi ho detto che pezzo vado a suonare. Vado a suonare, sempre di Iron Maiden, sempre di Nico McBrien, di Evil Dead Men Do, dell'album Seven Songs of a Seven Song. Potevo dire qualcosa bene, ma lascerò così, non lo dirò, non lo ridirò. In pratica, questo mi piace molto come, come groove, già da subito, perché in pratica è un groove che ha il Charleston in quarti, quindi in realtà parte proprio col Charleston dando il 4 e poi lo mantiene così perché la cassa fa questa figura qua. Ve la faccio vedere e poi vi spiego perché anche qua la cambia un pochettino, ma è... Ma
Andiamo a mettere il Charleston in quality. Quindi pappara 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 papp, molto Iron Maiden questa cosa qua. Pensate a Steve Harris, fa sempre tantaradantaradantaradan col basso, e anche in questo caso lo fa, ma qua Nico Mainbrand ha deciso di seguire ogni suo colpo, quindi... Come vedete, l'ho tenuto un po' sempre uguale, mentre ogni tanto l'ho intervallato con perché non è una cosa che fa sempre fissa Nico Mainbrand, magari fa... cose del genere, quindi io vi dico il pattern, quello un po' più difficile, poi ovviamente fate anche voi quello che vi piace di più. Questa come velocità, forse un filino più veloce, però poi ovviamente andate a farlo in base a quello che volete anche migliorare, non fermatevi alla velocità della canzone, fatelo più veloce e più lento. Figo, molto figo anche questo pedale, più che altro risponde molto velocemente. È molto rimbalzoso sembra il pedale, in questo caso non la pelle ma il pedale, quindi risponde molto bene e non sono ancora al massimo della molla. Come potete vedere qua ne ho ancora un pezzettino, quindi volendo potrei farlo rispondere ancora di più. Iron Cobra di Tama, veramente super, molto 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 figo questo pedale. Ovviamente costa di più rispetto al tamburo, vince rispetto al tamburo per adesso, però... appunto, ottimo pedale, veramente molto molto figo. Adesso passiamo a quello dopo, che quello dopo in realtà è un Pearl, questo P920 mi sembra che sia. Perfetto, allora andiamo a vedere come funziona questa cosa. Scatola, e dentro la scatola c'è una scatola. Forse dentro questa scatola ci sarà una scatola. Ah no, ci sono cose. Ah, ecco, vabbè, questo è anche un bel pedale comunque, cacchio, mamma mia. Sempre pedana per risolvere tutti i problemi di bilanciamento. Qui se non sbaglio c'era scritto rompere, anche qua, come prima. Qui dentro questo pacchetto che cosa c'è? Ah, tutto sto pacchetto per queste due cose? Vabbè, avete esagerato Pearl, avete esagerato, questa ce l'ho già. Quindi vediamo questo pedale qua insieme a un altro pezzo di Nico Mainbrand, e cioè The Trooper. E voi probabilmente mi direte, ma The Trooper cosa ci faccio col pedale? No, voglio farvi vedere un'altra versione. Ah no, tiriamo la molla anche qua un po', va? A me piace sempre tirata la molla. Vi ricordo che ho già fatto un po' di video sui pedali, sia su come tirare la molla, sia sulla tecnica del doppio colpo, sia sulla tecnica normale del pedale, sia... cioè ne ho fatti un bel po' di video. Quindi vi lascio qui sotto un po' di link per andare a vederli, se mai vi servissero. Perché infatti oggi non sono stato a spiegarvi la tecnica, le cose, la rava e la fava, come si dice qui in Piemonte dalle mie parti, ma non so se si dica anche in italiano, ma comunque detto questo, parliamo del Pearl. Beh, risponde molto bene. Beh, cacchio, molto bello questo Pearl qua, vi trovate ovviamente in descrizione, perché voglio parlarvi di The Trooper, degli Iron Maiden, di Nico Mainbrand sempre. Allora, fa caldo ragazzi e io non riesco a parlare, ho un problema, il problema del caldo, e spero non si veda, spero di non essere lucidino, vabbè. Comunque, The Trooper in realtà è un pezzo abbastanza tranquillo, è un parolone, però nel senso... è una roba abbastanza fattibile come groove, e poi il feeling in realtà, che se vi piace scrivetemelo sotto nei commenti, perché potrei spiegarvi come funziona questo. Che secondo me è un feel fighissimo che fa Nico Mainbrand in questo pezzo. La cosa è che, a parte che il pedale risponde molto bene, forse come risposta è quello che preferisco, dopo vi faccio un sunto di tutto alla fine di questo video, tra i tre pedali. Comunque, nella versione live, lui molto spesso non fa tuntumpa, tuntumpa, tuntumpa,
ma lui fa tun tu pa, anche qua non fa sempre tun tu pa, ma alterna tra gli ottavi e la cassa raddoppiata. Però fare quella cassa lì, è veramente una figata. Che cos'è? Tun tu tu pa, tun tu tu pa. In pratica è ottavo più due sedicesimi di casse poi rullante. Che fatto così è un po' povero, diciamo, ma fatto in contesto di trooper diventa veramente molto 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 interessante. Quindi ragazzi, questi erano i tre pezzi di Nico McBrien, che sono stati i tre pezzi che mi hanno aiutato, allora oggi con questa voce, tantissimo con lo studio dei pedali, dei doppi colpi soprattutto. Ho voluto farvi vedere questi tre pedali perché secondo me sono ottimi pedali e che costano poco più che altro. Quindi facciamo una piccolissima ricapitolazione. Allora, questione tamburo, è un pedale buono, ovviamente non è un pedale eccellente, ma costa veramente poco, costa poche decine di euro, quindi ha due molle, ha comunque una buona stabilità nonostante non abbia la pedana stabilizzatrice sotto, e quindi ottimo pedale da utilizzare come spare, quindi come pedale in più per chi magari vuole cominciare a suonare la batteria o per chi vuole un pedale in più senza spendere troppo. Tama ottimo, veramente ottimo, con pedana stabilizzatrice, una catena, una molla ma un pochettino più grossa rispetto alle molle di tamburo. È un buonissimo pedale, risponde molto 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 bene e più che altro ha questa sensazione che sembra rimbalzi mentre suoniamo. È una sensazione strana perché è come se rimbalzasse dalla pelle, ma in realtà non è la pelle, è il pedale. Una cosa un po' strana, ma mi è piaciuta veramente molto e segue bene. Finché ho provato questo pedale, dicevo, segue molto bene, e in effetti è così. Quando ho provato il Pearl è ancora un'altra cosa, il pedale è un po' più pesante anche proprio come peso, è diverso, e segue tantissimo questo pedale qua, si vede anche così, guardate, sto facendo un po' di pressione, neanche tanta, ma sicuramente è il miglior pedale questo qua che abbia provato, e vi lascio ovviamente tutto qui sotto in descrizione per le informazioni, per tutto quanto. E io voglio ringraziare ancora tantissimo, anche oggi che bello, ho aperto la scatola di strumentimusicali.net al contrario, abbiate pazienza ragazzi, ma ormai è diventato un must andare ad aprire le scatole di strumenti musicali al contrario, quindi lo devo fare sempre, anche se oggi non l'ho fatto apposta in effetti. Detto questo, grazie mille strumentimusicali.net, trovate tutto qui sotto in descrizione, se vi va iscrivetevi al canale, se vi va andate sul mio sito gastubdrums.it per dare un'occhiata anche a tutti i miei corsi. Io con questo la finisco veramente qua, ricordo a tutti che secondo me Nico McBrien è un fenomeno pazzesco, non fatevi abbindolare ragazzi da quelli che parlano della precisione, delle cose, cioè in alcuni casi sì, ma in altri casi quando abbiamo un mostro sacro come Nico McBrien, mostri sacri come gli Iron Maiden, è gente che ha fatto la storia, quindi non andiamo a pensare alle piccolezze, alle cose, se è andato a click, se non è andato a click, se questa finezza l'ha fatta giusta oppure no, ragazzi, è gente che quando suona ti apre in due, detto proprio chiaramente. Quindi non possiamo dire nulla, dobbiamo solo ascoltare, imparare e ancora imparare. Quindi ragazzi, con questo io la finisco veramente qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!